Buonasera, benvenuti a tutti i telespettatori di Roma 1 e Ostia TV. Apriamo questa sera il collegamento con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Ostia hanno denunciato per maltrattamenti di animali una donna di 45 anni che teneva legati con corde al collo ai termosifoni ed altri mobili della sua abitazione sette cani, tutti malnutriti e circondati dai propri escrementi e da sporcizie di ogni genere. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio a seguito di un'ispezione eseguita nel suo appartamento di via Alcide Pedretti ad Ostia Ponente dai carabinieri e da due veterinari della ASL di Roma. Alcuni condomini infatti si erano rivolti ai militari dell'arma segnalando che dall'appartamento della donna udivano spesso provenire alcuni lamenti e guaiti. Sette cani di piccola taglia, due Jack Russell, un Carlino, un Pinscher, un Bassotto ed un Chihuahua, sono stati sequestrati ed affidati al canile comunale Muratella di Via della Magliana. La donna invece è stata denunciata con l'accusa di maltrattamento di animali, appunto. Il punteruolo rosso, l'insetto famelico che infesta le palme del nostro territorio, non soltanto continua a mietere vittime sul nostro territorio, i cittadini chiedono interventi urgenti. Le immagini che vedete sono state riprese nell'area tra Via delle Azzorre e Via dei Carabelli, dove le piante morte sono diventate un ricettacolo di immondizia e un rifugio per clochard. L'assessore all'ambiente del 13° municipio, Giancarlo Innocenzi, ha spiegato che sta per partire il piano per il verde, all'interno del quale è previsto un budget per la rimozione delle palme ormai morte e quindi poi la ripiantumazione di alcune essenze arboree. E cambiamo argomento. Questa mattina a Fiumicino l'Associazione Donatori Volontari Personale della Polizia di Stato ha organizzato insieme al Comune di Fiumicino appunto una giornata di sensibilizzazione per i ragazzi delle scuole del territorio. Nel comune erano presenti il sindaco Mario Canapini, molti consiglieri comunali, l'arma dei carabinieri e naturalmente la polizia di Stato. Per avere informazioni sulla donazione del sangue potete naturalmente guardare il sito che è www.advps.it. E infine chiudiamo con un'iniziativa dei cittadini dell'Infernetto che si stanno organizzando per raccogliere le firme da mandare alla Telecom per richiedere l'ampliamento della copertura ADSL in alcuni quartieri, in particolare del 13° municipio, come il Macchione di Castelfusano, Infernetto vero e proprio e Castel Porziano. La raccolta firme avverrà questa domenica 23 gennaio alle 11 nel centro commerciale sulla Colombo, Parchi della Colombo, a partire dalle ore 11. Per oggi dal litorale è tutto. Lina, a voi allo studio.